Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. E siamo pronti per montare il cilindro sul cartelmotore. Quindi prendiamo la guarnizione di base, oliamo per bene le superfici. Vi ricordo di usare poco mastice in modo da poter smontare e rimontare tutto facilmente senza ammazzarvi la vita a pulire, con il rischio che tutti i residui vanno a finire dentro il cartel. Quindi usare guarnizioni nuove e magari anche ben oleate, tanto l'olio male non fa. Attenzione alla gabbietta. Lo leviamo pure e poi procediamo a montare il pistone con relativo spinotto, facendo attenzione che la freccia sia rivolta verso lo scarico. A questo punto andiamo a montare i siger, però questo non ve lo faccio vedere perché ognuno ha la sua tecnica, anzi, se volete commentare la vostra tecnica, fatemelo sapere, ne sono curioso, magari potremmo fare anche dei video. Quindi montiamo il siger nella sua sede, facendo attenzione che faccia un bel click e assicurandoci che sia ben inserito. Siamo pronti per oleare il cilindro. Andiamo a inserire, facendo attenzione che la fascia sia montata seguendo la corretta posizione. A posto. E siamo pronti per montare la cupola interna. Quindi andremo a mettere le guarnizioni O-ring, belle imbevute di grasso in modo che rimangano umide nel tempo e facili da staccare. In questo caso useremo del grasso a rame. Che cosa vi sembra? Scrivetemelo nei commenti. Sempre aiutandoci con il dito inzuppato di grasso, andiamo a prendere la singola guarnizione e la andiamo a ficcare al suo posto. Ripetiamo l'operazione. E siamo pronti per metterla sul nostro bellissimo cilindro. Procediamo allo stesso modo per la guarnizione del coperchio esterno. Abbondante grasso, che non va mai male. Un pochettino di grasso qua che aiuta l'inserimento della guarnizione. Andiamo a mettere i dati originali del Minarelli, chiave 10, passo 7x1. Andiamo a serrare a croce. Prima li portiamo a battuta, poi con una chiave dinamometrica di cui non disponiamo, andiamo a serrarli a croce. Alla coppia newton metri 1,5 kg. Scrivetelo nei commenti che non sto usando la chiave dinamometrica. Ciao ragazzi, e al prossimo video.